ragazzi, dimmi la verità, se proprio dovessi scegliere un bel telefono, preferiresti iPhone, quindi Apple, oppure Samsung, quindi Android? Crazy, io preferisco Samsung. Cosa? Samsung, tu sei completamente impazzito. Sì, certo, Crazy, aspetta, Apple è 100.000 volte meglio e tutti lo sanno, Foxy. Ma che cavolo dici, costa tantissimi soldi e io ho solo 2 centesimi nel portafoglio. No, non puoi mettere a paragone un telefono Samsung contro Apple. Nel telefono Apple non entrano i virus, a differenza di quello di Samsung. In quello di Samsung non entrano. Cosa sentiamo? Non entrano i crazy. Sì, perché... Basta litigarsi, basta. Oggi ci sfideremo in telefono Samsung contro telefono Android. No, in realtà è telefono Samsung, quindi Android, contro telefono Apple. E ovviamente qua mi sembra abbastanza chiaro chi farà Apple e chi farà Android. Sei pronto, Foxy? Sì, sono pronto. Bene, bene, allora che inizi la sfida. Abbiamo 10 minuti di tempo. Ok, ragazzi, bene. Devo disegnare un bell'iPhone. Un bell'iPhone 12 l'abbiamo proprio qui, quindi... Ok, proverò a copiarlo. Allora, innanzitutto l'iPhone ha i bordi neri, quindi ci servono subito questo è perfetto. Sarà una casa molto piccola perché è una casa a telefono. Però vabbè, proveremo a fare il possibile. Allora, comunque, o questo o niente, cavolo. Vabbè. Devo dire che sta prendendo una certa forma, ragazzuoli. Forse per essere un vero e proprio iPhone 12, dato che l'iPhone 12 è lungo, dovremmo allungarlo un po'. Sì. L'allungheremo un po'. Per esempio, qui fa il caso nostro. Sì. È proprio quello che intendevo. E voilà! Sì. Non è per niente male, cavolo. Foxy lo sta facendo più grande. Potrei copiarlo, effettivamente. Sì, è vero. Però non lo so, forse dovrei ingrandirlo ancora di più. Sì, mi sa che lo ingrandirò. Ora sì che sembra un bel telefono. Perfetto. Allora, innanzitutto qua lo possiamo anche ricoprire di questi blocchi. Ma sapete benissimo adesso cosa serve. E chiudiamo il tutto. Voilà. Ragazzi, sta prendendo proprio forma il nostro telefono casa. Ora assomiglia ad un telefono. Ci siamo. Dovete capire che l'iPhone ha lo swipe, cioè ha una piccola cosa con cui tu puoi swipare. No, questa qui, per esempio, si può swipare il telefono, ecco, in questo modo. E quindi io gliela voglio disegnare. Perfetto, è il momento delle altre applicazioni. Allora, per le altre applicazioni diciamo che sceglieremo un paio di coloretti. Ah, questi fanno al caso nostro. Ecco fatto, così fa proprio al caso nostro, amici. Perfetto. Allora, adesso dovremmo chiudere questa parte qua, quindi subitissimo andiamo a fare in questo modo. Perfetto, 3 telecamere che fanno proprio al caso nostro. E potremmo mettere anche questa cosa, no? Per farlo sembrare ancora di più più bello, più succulento rispetto ad un telefono Android. Ecco qua. No, non ci siamo, forse in questo modo. Vediamo un po'. Ecco. Sì, forse, nel senso, non lo so, non è che mi convince più di tanto. Però, comunque sia, non è affatto male, non è per niente male. Vediamo così. Ecco fatto! Ora sì che sembra proprio un telefono Apple. Ragazzi, Foxy non penserà mai ad una cosa del genere. Sono un genio. Perfetto. Allora, la dobbiamo fare assolutamente la nostra porticella. Solo che come la faccio la porticella? Vediamo Foxy che ha fatto. Sta utilizzando... specchi, quelli invisibili, quelli succulenti. Sì, una bella idea, effettivamente. Avevo proprio una bella finestra di qua. Ah, che non si vede niente di qua. Bello, mi piace. Solo che questo qua non va così. Perfetto. Allora, ecco, va così. Perfetto. Foxy! Ehi, Crazy! Mi sa che stai barando un po', Io barando un po'. Sì, sì, sì,
sì, come hai fatto, Io, stai zitto e non guardare. Tu hai copiato la mia idea della mela, vero? Ma sì. Quale mela? Ma manco l'ho vista la tua mela. Neanche l'hai vista. Ma ti pare un iPhone quello? Sì, bravo, certo, bara pure, bara, che schifo che fai, fai schifo. Stai fermo! Sì, stai fermo, certo. Non ti fai un po' schifo, vabbè. No. Sì, lo vedremo. Allora, ragazzi, Foxy mi sta facendo veramente incavolare. Dobbiamo batterlo assolutamente con gli interni della casa. Sì, perché la mia casa sarà molto, molto più bella. Allora, innanzitutto mettiamo delle scale. Ah, delle scale bianche per andare nei piani successivi. Io direi di fare all'incirca 2-3 piani, non di più. Anche perché dobbiamo fare cucina, dobbiamo fare bagno, dobbiamo fare tantissime cose. No. Questa volta non mi faccio battere da Foxy. Soprattutto se sta facendo uno schifo come l'Android. Nel primo piano io direi di fargli un bel bagno. Mettiamo qua un... che cavolo è? Un bel lavandino. Mettiamo ovviamente il water e la carta igienica. Water, carta igienica qui. Ah, giusto, dimenticavo. Una bella doccetta per chi si vuole lavare. E all'interno della cucina dobbiamo anche mettere un letto, perché non c'è spazio, uffa. Ah, e anche un tavolino. Quindi, cavolo, abbiamo veramente poco spazio. Vabbè, direi di fare anche nient'altro, perché non possiamo fare nient'altro. Mettiamo la porta. Fine! Fine? Ho finito, Crazy. Hai già finito, Foxy? Va bene, anch'io ho finito. Anch'io col mio bel Apple, a differenza del tuo schifo. Sì. Ok, Foxy, ok, iniziamo con la tua bella casetta telefono schifo. Sì. Allora, nella mia casetta telefono schifo, Dove si entra? Da qua, guarda, da qua. Da qua, hai appena spaccato dei blocchi o sbaglio? Sì, no. Allora, questa è l'entrata, solo che dei blocchi, vabbè. Bella entrata, no, vabbè, se ogni volta che devi entrare devi spaccare i vetri, va bene. No, così. vabbè, era solo perché si entra nell'app, certo, messaggi, certo, qui. Capito, dopo che si fa, Dopo. Entri nella cucina, giustamente. Nella cucina, sali al piano di sopra e ottimo, dormi. Ottimo, e dormi, e se devi fare la pipì, dov'è? Crazy. Scusa, c'è un problema, come ci arrivi? Vabbè, ok, volo. Va è bene. Un telefono Android, Crazy. Quindi tu dormi e poi fai la pipì. Sì, è un telefono. E poi perché c'è un buco qui nell'aria? Perché deve respirare l'antenna. Deve respirare, sì. Ah, ho capito. Guarda, se non fosse solo per l'aspetto. Vabbè, complimenti intanto per il volume. Ci sta poco più bello del mio. La scritta Android, un telefono Android, non ce l'ha dietro, ma al massimo a Samsung. Però, vabbè, insomma, accettabile, non paragonabile al mio. Guarda qua, che iPhone. Il mio è un iPhone 12 di ultima, ma che dico, di quart'ultima. Sì, di quart'ultima, vedo le app molto dettagliate. Queste app sono app modernissime, Foxy. App che Android. Vai, allora descrivimi il nome di queste. Questa app. Qua è la Moonfly app. E dietro c'è una mela, bella la mela. Bella la mela. Cosa vai? Fermo! Mi hai distrutto la mela, me la pagherai. Vabbè, comunque. Ok. Si entra da una porticina. Qui si mette il cavo di ricarica, Cavo di ricarica? Sì, qua, questa porta è il cavo di ricarica. Ma il cavo di ricarica sugli iPhone è in basso. Me ne frega niente, questo iPhone è a destra, va bene? Okay. Si entra e si ha subito un bel soggiorno, Foxy, bello il soggiorno, vero? Qua abbiamo un bagno privato. Mi hai copiato l'idea di fare... Mi hai copiato l'idea dei vetri. L'idea dei vetri? No, assolutamente no. Comunque, il bagno privato, capito? Se mi voglio docciare, non c'è nessuno che mi vede mentre dormi. Sì, qua ovvio. Su è un po' stretta. Abbiamo una cugina dove in si che dorme. App ci troviamo adesso? Adesso ci troviamo su Safari, Safari. Safari. Un'app che voi androidiani non avete. Google. Vabbè. Comunque, io non lo so cosa preferisco tra Android e Apple. Però per questa sfida è ovvio che preferisco Apple, ma solo perché ho fatto io Ma stai zitto! Ragazzi, fatemi sapere nei commenti voi cosa preferite. Secondo voi qual è la casa telefono più bella, se quella Apple o quella Android. Mi raccomando, se vi va di votare dovete iscrivervi al canale e dopodiché scrivere nei commenti la votazione. Deciderete voi chi sarà il vincitore di questa sfida. Anche se mi sembra scontato. Cioè, non per male.
sì, assolutamente, però Apple, insomma. Ovviamente, ragazzi, non prendetela sul personale. Io per 10 anni ho avuto il telefono Android e solo l'ultimo anno mi sono comprato Apple. Sono tutti e due bei telefoni, solo che bisogna fare una scelta. Quale sarà la vostra?